Benvenuto al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla tragedia sferata. Ieri sera a Gela un giovane disoccupato si è barricato in casa nel quartiere Fondo Iozza minacciando di fare saltare in aria l'appartamento con le 9 bombole di gas che custodiva nell'alloggio. Tempestivo e determinante l'intervento della polizia. Alla base del gesto del ragazzo ci sarebbero gravi difficoltà economiche. È stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Il disoccupato di 27 anni che ieri sera si è barricato in casa al quinto piano di un alloggio popolare di via Gentile nel quartiere Fondo Iozza, minacciando di fare saltare in aria l'appartamento con le 9 bombole di gas che custodiva. È stata la polizia del locale commissariato ad intervenire sul posto e l'intervento del funzionario Laura Romano è stato determinante. Un difficile dialogo di quasi 2 ore, ma alla fine il funzionario di polizia è riuscito a far desistere la ragazza dal proposito di suicidarsi facendo esplodere il suo appartamento saturo di gas. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, alla base del gesto ci sarebbero le condizioni di estrema indigenza in cui vive il disoccupato. La corrente elettrica nel suo appartamento è staccata per morosità e l'acqua gli viene garantita dai vicini. Grazie all'intervento della Polizia di Stato, del personale del 113, e del suo responsabile, la dottoressa Romano, sono convinto che si è evitata veramente una strage, perché tra la patologia mentale di cui soffre il soggetto e i problemi economici del momento, sicuramente si era innescata una miccia molto molto esplosiva nel vero termine della parola, e perciò solo il pronto intervento degli operatori ha evitato che si facesse una vera e propria strage. Tragedia dunque fortunatamente evitata, ma ci chiediamo come si possono custodire in casa 9 bombole di gas? Lì secondo me c'è stato anche un po' di leggerezza da parte di persone che erano sicuramente a conoscenza della situazione di disagio del soggetto e magari hanno sottovalutato la situazione, perché sarebbe bastata una telefonata in tempo non sospetto per fare un controllo anche e soprattutto finalizzato ad aiutarlo. E così magari con i vigili del fuoco si sarebbe subito provveduto ad evacuare il locale di questo materiale esplodente pericolosissimo. Gravissimo incidente sul lavoro a Gela, un operaio di 44 anni mentre lavorava in un cantiere di uno stabile al centro storico ha subito diversi traumi interni con lesioni alla milza probabilmente legati ad uno schiacciamento. La vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale Vittorio Emanuele. Ennesima operazione interforze di polizia annonaria e tributaria al mercato settimanale di Gela, operata da Guardia di Finanza e Vigili Urbani. Sequestrati 123 articoli commerciali, pantaloni, tute, maglie e scarpe, con marchi contraffatti e 667 compadisc privi di marchio SIAE. Sono state scoperte 3 attività commerciali ambulanti che omettevano l'emissione dello scontrino fiscale ed altrettante prive del sistema di registrazione fiscale delle vendite. Elevate 10 sanzioni in merito al codice della strada e sanzioni amministrative per quasi 4.500 euro. Una notizia di reato è stata inviata alla Procura della Repubblica. Le operazioni saranno ripetute nei giorni seguenti, investendo i diversificati ambiti commerciali e artigianali in cui maggiormente si rilevano i fenomeni di abusivismo che impediscono un regolare sviluppo dell'economia cittadina. Cambiamo argomento e parliamo della trasferta a Roma del coordinamento delle donne gelesi. Incontro tra gli altri con il presidente della Camera Laura Boldrini. Si è parlato della grave crisi occupazionale che interessa il territorio gelese. La grave crisi occupazionale complessiva del territorio gelese è stata al centro dei numerosi incontri avuti a Roma dal coordinamento donne con le alte cariche dello Stato. È stata chiesta l'attuazione di politiche di sostegno volte al mantenimento degli accordi intrapresi nei mesi scorsi e quella legata allo sviluppo di nuovi settori di investimento che coinvolgano e promuovano le risorse di cui Gela dispone. Il primo incontro, le 7 donne gelesi, l'hanno avuto con il presidente della Camera, Laura Boldrini. La loro attività, quella di mettersi insieme per il presente e il futuro del loro territorio, merita ascolto da parte di tutti, del Parlamento ma anche da parte del Governo, perché loro stanno facendo questa azione dal basso per riuscire a far vivere il proprio territorio, quindi si occupano appunto di far sì che questo territorio non crei malattie,
cosa che sta accadendo oggi e che questo territorio continui a vivere, ma non dovendo fare una scelta tra la salute e il lavoro, ma riuscendo a essere un luogo invece dove si può andare avanti, vivere in salute. Quindi mi sembra doveroso riuscire a unire le forze e a cercare una soluzione. Quindi per me questo incontro è stato un momento importante e mi auguro che queste donne non vengano lasciate sole. Luciana Garfì e Valeria Caci del coordinamento Donne Gelesi. C'è una grande attenzione da parte della Presidente della Camera che ha già preso una serie di impegni, quindi incontrare l'amministratore delegato dell'ENI, incontrare il Ministro Lorenzin, Ministro della Salute, e il Ministro dell'Ambiente Galletti. Questo lo farà nelle prossime settimane. Poi chiaramente abbiamo incontrato il sottosegretario Bellanova, a cui abbiamo sottoposto una serie di questioni che riguardano il nostro territorio, bonifiche, lavoro, politiche attive e politiche di rilancio per il nostro territorio. Abbiamo incontrato Damiano, presidente della Commissione Lavoro, che ci ha dato dei suggerimenti su come mettere in movimento alcune questioni. Dall'altra lui si occupa di politiche passive, quindi su quello possiamo premere in quella direzione. Le donne di Gela sono scese in campo sotto la stessa bandiera che è quella della città di Gela per mantenere alta l'attenzione su questa città e su quello che giornalmente succede. Abbiamo portato a Roma il cuore delle madri gelesi, abbiamo portato a Roma i problemi delle famiglie che ogni giorno lottano contro tumori, dei bambini nati malformati. E ci siamo accorti che il governo è molto attento a questa problematica e ha deciso di scendere in campo insieme a noi. Cassa integrazione per 100 lavoratori della SMIM impianti entro 10 giorni è il primo risultato dell'incontro che si è svolto ieri con la direzione INPS e i sindacati confederali dei metalmeccanici. La cassa integrazione riguarda il periodo agosto-dicembre 2015. Il sindacato confederale, si legge in una nota congiunta di CGIL, CISL e UIL, esprime soddisfazione per la soluzione perché centinaia di lavoratori con le loro famiglie avranno un attimo di serenità. Il sindacato inoltre sottolinea che l'interesse prioritario rimane il lavoro e per questa ragione la vigilanza nei tre siti ENI presenti a Gela è massima affinché i lavoratori licenziati da aziende da anni in crisi possano avere l'adeguata priorità. E come ogni venerdì torna stasera Agorà, il rotocalco settimanale ideato e condotto da Franco Gallo, tornerà ad accendere riflettori sulla vertenza Gela, ancora in stand-by, nonostante da più parti si dica che stia per sbloccarsi. Di fatto, invece, più che le soluzioni al grave problema economico-sociale che ha colpito la città di Gela, sono le polemiche, a volte anche feroci, a farla da padrone. L'ultima delle quali, in settimana, ha riguardato l'amministrazione comunale retta dal sindaco messinese, che ha attaccato a testa bassa il governatore della Sicilia, il gelese Rosario Crocetta, definito il responsabile principale, assieme all'ex sindaco della città, dell'attuale grave crisi locale. Se ne parlerà questa sera a partire dalle 21 nell'ambito della trasmissione Agorà. E ora occupiamoci dell'operazione Mare Sicuro della Capitaneria di Porto di Gela, presentata oggi. Comandante, la consacrazione dell'operazione Mare Sicuro è arrivata ieri a Roma. Nel corso di una cerimonia è stata presentata dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 25 anni di successi. Sì, 25 anni di controlli assidui delle nostre donne e uomini del corpo. Per prevenzione, per prevenire eventuali problemi che ci possono essere a mare, per la sicurezza in mare, per la filiera della pesca, per l'ambiente, per tutelare il nostro patrimonio naturalistico, ma specialmente per tutelare la vita umana in mare. L'operazione Mare Sicuro è più un'operazione di prevenzione, prima di tutto un'operazione di prevenzione e in seconda battuta di repressione, ma voi tendete a dare invece delle informazioni anche grazie al bollino blu che consente di vivere serenamente il mare in estate.
Allora sì, chiaramente prima viene fatta la prevenzione, soprattutto per quanto riguarda, sono state fatte riunioni di coordinamento sia con i gestori, con gli enti comunali, con anche con le forze di polizia entrando in mare, dove abbiamo un po' detto quali sono le linee guida di questa operazione Mare Sicuro. Il bollino blu è targettato, taggato e tagliato soltanto per i diportisti, ad eccezione di chi non ha, chi per gli acquascooter, che non rientrano in questa, diciamo, agevolazione del bollino blu. Cioè, i diportisti più virtuosi si fanno controllare sia a terra che a mare. Una volta che le dotazioni di sicurezza risultano a posto, le documentazioni risultano, diciamo, ok, viene rilasciato questo bollino blu e permette, diciamo, una navigazione, diciamo, tranquilla, la giornata tranquilla di mare, senza essere, diciamo, controllati più volte dalle varie forze operanti in mare. Chiaramente tutto questo viene meno quando il diportista, diciamo, assume un comportamento contra legem, quindi... Siamo ancora ad inizio stagione, ma sono già state elevate da parte vostra 23 sanzioni e si è registrato uno sversamento. Che cosa rischia chi non rispetta le regole? Allora, chi non rispetta le regole rischia, in questo caso, diciamo, per una sosta in spiaggia, rischia una sanzione amministrativa di 206 euro. Ma anche noi possiamo pure non contestarli sul momento, ma attraverso le fotografie riusciamo a risalire dalla banca dati del Ministero il proprietario, quindi mandiamo tutto a casa con la sanzione amministrativa direttamente a casa. Per quanto riguarda lo sversamento, abbiamo avuto fine maggio, durante le piogge che ci sono state a fine maggio, un sversamento, diciamo, al lato levante del porto rifugio, dove ci sono, diciamo, il troppo pieno, diciamo, dell'ente gestore Caltacqua, di diciamo, acque fognarie. Abbiamo fatto, diciamo, le analisi, diciamo, abbiamo portato tutto all'ARPA, stiamo attendendo i risultati delle analisi e poi vediamo cosa fare, anche perché dobbiamo mandare il rapporto totalmente alla provincia. E invece i diportisti che pongono in essere una condotta negligente, quindi non rispettano le regole, cosa rischiano? Allora, rischiano, diciamo, il verbale amministrativo che è su per giù sui 100 euro o 200 euro, dipende tipo anche il tipo di unità navale. Per quanto riguarda gli acquascute, chi, diciamo, va sotto costa e fa una navigazione sotto costa rischia, diciamo, il verbale per navigazione sotto costa, ma se questa navigazione si perpetra tra i bagnanti può essere anche sanzionato penalmente e rischia anche la confisca del mezzo. E con le nostre telecamere questa mattina siamo stati nei locali dell'unità operativa di riabilitazione di via Madonna del Rosario a Gela. Il refrigeratore non funziona e il caldo è soffocante. Sono state inoltrate da quasi 8 mesi, al momento non c'è alcuna risposta, le richieste di intervento per la riparazione o la sostituzione del refrigeratore che si trova nei locali dell'unità operativa di riabilitazione di via Madonna del Rosario a Gela, retta dal dottore Salvatore Ferrara. E chi ne soffre maledettamente sono gli utenti ed anche gli operatori. L'estate è già arrivata e il caldo è soffocante ed entrare in quell'ufficio rappresenta una vera e propria odissea. La struttura insiste in un unico piano con ampio lucernaio e le temperature sono altissime. Uno che fa la riabilitazione con questo caldo, uno non riesce bene a fare, perché si suda, con questo ambiente non è normale. Lasciate tutte le finestre aperte. Certo, e anche le porte aperte. Guarda che caldo, un fuoco avemmo. Ma come mai? Mi stranizza questa cosa che non ci sono qua l'aria condizionata. Un ambiente pubblico, quindi... ci vorrebbe, no? Io invito a mettere ad attivare l'aria condizionata. Perché qua c'è tanto caldo. Che caldo, si muore, troppo caldo. È un disagio continuo e non solo in estate. Io l'altro ieri ho rinunciato a fare fisioterapia perché qui c'era una stufa enorme, proprio una serra, si poteva piantare il ciliegino siciliano. Anzi, dobbiamo ringraziare anche questo inverno che si moriva dal freddo, il dottor Izia, che portava da casa la stufa per riscaldarci. Io ora mi sto riposando per fare, faccio l'allenamento a step, perché col caldo non ce la faccio a farlo intero. Basterebbe mettere un condizionatore
a pompa di calore, uno per ogni stanza. Io penso ignorantemente che non so del mestiere, perciò si potrebbe risolvere la questione. Il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, farà visita alla struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati, tu come me, di via Parioli a Gela. Appuntamento previsto per domani alle 16.30. Saranno presenti le massime autorità locali cittadine e le istituzioni coinvolte nel tema immigrazione, Tribunale dei Minori, Prefetto, Questura, Ufficio Immigrazione e tutte le associazioni che collaborano quotidianamente con il Centro di accoglienza, Croce Rossa Italiana, Associazione Antiracket, Caritas, Basket School Gela, Servizi Sociali del Comune, SPRAR di Gela. La giornata vuole essere un momento di apertura e conoscenza al territorio gelese, mostrando l'ospitalità offerta ai 50 immigrati giunti da marzo a Gela. Per l'occasione sarà proiettato anche un DVD con tutte le attività realizzate in struttura e concertate con le varie associazioni locali. Ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità. Rieccoci, seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi della protesta dei residenti del quartiere Stazione Vecchia a Gela in merito alle condizioni di degrado in cui versa la zona. Hanno bloccato il transito veicolare. Vediamo. Protesta sui generis ieri pomeriggio a Gela. I residenti della rione Stazione Vecchia hanno bloccato il transito stradale in entrambi i sensi di marcia in via Tevere, sedendosi su delle sedie poste al centro della carreggiata. Protestano in merito allo stato di abbandono in cui versano gli alberi cresciuti a dismisura e per le condizioni di degrado in cui si trova la zona. Chi convive con le allergie, hanno detto, non riesce a sopportare la presenza di una vegetazione così folta. Io non hai idea quando soffro. Ma qual è il motivo? Perché io ho allergie da mattina fino a sera. Ah, per gli alberi? Per gli alberi, li vedi queste cose? Queste? Tutto queste io abito lì. A casa mia vengono a migliaia di queste. E lei blocca la strada? Lo blocco per un semplice motivo, perché abbiamo fatto tante richieste, sempre un differentismo totale da tutti. Allora non abbiamo trovato altro modo, solo quella. Vogliamo degli interventi subito, ma subito no, che hanno a passare 2 anni, 3 anni, come passare la prima volta, che hanno passato 4 anni. Ma voi avete fatto più volte la richiesta? Almeno da 5-6 anni che facciamo richieste, ma non è venuto. Vengono quelli della Gela solo per prenderci in giro, perché ci dicono qua non possiamo fare niente e ce ne andiamo. Solo questo sono venuto a fare. Dunque, voi volete sostanzialmente che gli alberi vengano potati? Potati e esportati, quelli che fanno male. Ci sono degli alberi con delle spine che non si può nemmeno appoggiare. Hanno fatto cadere tutti i marciapiedi, si sono tirati tutti, le radici sono sotto casa. Queste cose sono incredibili. Ma poi guardate attentamente quello che succede appena c'è un po' di vento. È una cosa inguardabile. Noi dobbiamo stare barricati con le porte chiuse, finestre chiuse, nessuno, tutti con l'allergia, tutti, alà. Non c'è nemmeno una persona che non è con l'allergia. Ma per quale motivo dobbiamo fare le cose di testa nostra? No, noi vogliamo passare la preferenza al sindaco e alla dirigenza comunale per vedere se loro intervengono. Sul posto si è recato il sindaco Domenico Messinese, il quale ha assicurato a breve un intervento. In questo tratto di strada ci vuole un intervento non a spot per lasciarlo spoglio, ma per poter sostituire sostanzialmente le essenze, quindi ci vuole un intervento un pochettino diverso. E poi c'è anche un altro problema, che per poter sostituire questi benedetti alberi, per poterli tutelare, ci sono dei periodi in cui si possono fare, quindi ci sono addirittura gli interventi che possono essere fatti in più step, come abbiamo fatto per esempio in piazza. Prima siamo dovuti intervenire per poter ridurre la chioma, dopodiché una volta che sono cicatrizzate siamo intervenuti per poterle estirpare. Quindi non è un lavoro che si fa a spot di intervento, ma non è quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare invece è un intervento in modo tale da sapere già come deve essere la fine, che tipo di essenza mettere in sostituzione e quale mantenere. Questo è un lavoro che già era stato demandato di fatto alla Gelas, come ha fatto in altre zone della città, e quindi è chiaro che non sarà domani, perché farlo domani sarebbe sostanzialmente sarebbe un intervento che non risolutivo. Quello che si deve fare è invece qualcosa di più concreto.
Una scelta in comune, esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti, è il tema che sarà trattato martedì 21 giugno alle 19 nei locali del Club Vela sul lungomare Federico II di Svevia a Gela. Interverranno tra gli altri il sindaco Domenico Messinese, Bruna Piazza, coordinatrice centro regionale trapianti, e Lucio Antona, direttore sanitario di rianimazione e terapia intensiva e coordinatore locale dell'ASP per la donazione e i trapianti. Saranno presenti anche responsabili delle associazioni ADMO, ADAS e ADOCES. Modererà i lavori la giornalista Fabiola Polara. Il direttore dell'ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta, Filippo Ciancio, durante una sua visita a Gela, legata ai progetti di alternanza scuola-lavoro, si è recato al liceo classico Eschilo. Accolto dal preside Gioacchino Pelitteri, Ciancio ha visitato i nuovi locali della biblioteca, che ha definito splendidi ed unici. Ha poi avuto un incontro con alcune docenti del liceo che erano riunite a scuola. La biblioteca dell'Eschilo ospiterà da settembre iniziative culturali, mentre si sta partecipando a bandi per poter informatizzare lo schedario degli oltre 11.000 volumi. E adesso vi proponiamo un'intervista al dirigente scolastico dell'Industriale Morselli. In Acciotta è stata raggiunta un'intesa tra ENI e Ministero per la formazione in classe e la pratica in azienda. Sentiamo. Preside, un interessante protocollo di intesa tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e l'ENI consentirà a 20 studenti che fanno parte di una classe di conseguire, di stipulare un vero e proprio contratto. Ci può spiegare di che cosa si tratta e che epilogo potrà avere questo percorso formativo, possiamo dirlo, di alternanza scuola-lavoro? Si tratta di un contratto di apprendistato che i nostri studenti del corso di elettrotecnica sono invitati a stipulare con ENI. ENI, i rappresentanti di ENI Corporate University, sono stati in questa scuola l'altro ieri, hanno presentato agli studenti e alle famiglie la proposta. In questi giorni i ragazzi stanno riflettendo insieme alle loro famiglie, presenteranno le loro autocandidature entro giorno 25 e dopodiché si procederà alla selezione. Gli studenti selezionati verranno a costituire una classe ENI che nei successivi due anni scolastici farà un percorso integrato, nel senso che i ragazzi stipuleranno il contratto di apprendistato e quindi avranno gli impegni che sono connessi ad un contratto, si recheranno in azienda per almeno un giorno a settimana, dove svolgeranno attività formativa ed attività operativa, e poi nei periodi di sospensione dell'attività didattica saranno impegnati nelle giornate piene con ENI in questa attività. Avranno diritto a una piccola remunerazione, avranno diritto alle ferie, una cosa molto stimolante io ritengo, che aumenterà la motivazione e l'interesse degli studenti, creerà una forte sinergia tra la scuola e il mondo del lavoro, anche perché prima di iniziare il percorso stipuleremo un patto formativo proprio perché il percorso sia pienamente efficace. Io credo che sia una grossa opportunità non solo per i miei studenti ma per il territorio, credo che sia un input perché altre grosse aziende possano proporre questo tipo di percorsi, perché così andiamo a migliorare la qualità della formazione. Nel momento in cui rendiamo i nostri studenti competitivi, è ovvio che troveranno lavoro in qualunque parte del mondo, di questo sono certa. I ragazzi hanno reagito benissimo, anche perché già nel corso dell'anno appena trascorso hanno iniziato alcune attività di alternanza scuola-lavoro e io ho potuto verificare che in quella sede c'è una forte motivazione. I ragazzi cambiano, non è necessario riprenderli, basta che vengano date le consegne e loro le eseguono in maniera corretta, senza necessità di stimoli ulteriori da parte dei docenti. Quindi credo che sia la strada giusta. Un uomo, un prete, una città, 50 anni di ministero sacerdotale a Gela di Monsignore Grazio Labiso. Si tratta del volume scritto da Gabriella Portalone, che sarà presentato martedì 21 giugno alle 17.30 nella chiesa del Rosario. Un omaggio della parrocchia Maria Santissima Assunta in cielo a Monsignor Alabiso in merito al 50° della sua ordinazione sacerdotale. Saranno presenti tra gli altri Stefano San Martino, segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale, Monsignor
Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Almerina, Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice Vaticana, Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo e Eugenio Guccione della Università degli Studi di Palermo. Modererà gli interventi Monsignor Rino Ladelfa. Una notizia di sport, altri 4 calciatori del Gela non sono stati riconfermati dalla società bianca-azzurra, si tratta di Salvatore Cagi, Gerry Russello, Davide Pettinato e Salvatore Treppiedi. Sono così già 7 calciatori ai quali non è stato rinnovato il contratto. Hanno già lasciato il Gela Calcio, Pandolfo Esposito e Liuzzo Scorpo. Abbiamo finito e abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.